Chiusa un'elezione, se ne apre già un'altra. La sfida è lontana, il quadro si comporrà solo in autunno, ma dopo il voto alle europee le grandi manovre sono cominciate anche nel campo largo. De Luca permettendo. Misiani, commissario campano, rilancia il congresso del PD. Molto dipenderà naturalmente da quelle che saranno le decisioni a livello nazionale, perché vorrei ricordare che la presidente del Consiglio Meloni adesso si è schierata nettamente contro il terzo mandato dei presidenti di regione, ne abbiamo discusso poche settimane fa in Senato e Fratelli d'Italia insieme ad altre forze politiche, tra cui il Partito Democratico a livello nazionale, ha votato contro il terzo mandato per i presidenti di regione. Questo naturalmente, se rimarrà questa la posizione, peserà anche sulla vicenda campana. Io credo che il percorso che dovrà vederci protagonisti nei prossimi mesi dovrà essere però innanzitutto percorso verso il congresso regionale del Partito Democratico. Io sono stato prorogato come commissario fino ad ottobre, ma con l'impegno scritto nero su bianco di organizzare e tenere più rapidamente possibile il congresso regionale del PD, e ho intenzione di mantenere fede a questo impegno. Se da Fico arrivano per il Movimento 5 Stelle inviti al dialogo, Borrelli, dopo l'affermazione dell'Alleanza Verdi-Sinistra, avverte anche il sindaco di Napoli Manfredi: l'unità non può prescindere dal confronto anche con noi, anche a Napoli. Sulla città di Napoli noi porremo fortemente alcuni temi. Il secondo elemento ovviamente è su base di coalizione. Quello che emerge da questa tornata elettorale è che non è più una chiacchierata a due, ma che i numeri sono almeno a tre, a questo punto di vista. Perché noi siamo nel centro-sinistra, e vorrei far presente una cosa, noi siamo nel centro-sinistra non da oggi, ma siamo stati negli anni più bui e più difficili. È evidente che le discussioni non possono essere fatte solo esclusivamente in un ambito di rapporto tra il PD e i 5 Stelle.